Questi giardini in località Gaiazza sono stati fatti anche grazie a un contributo. Sì, abbiamo preso il contributo dal BIN, dal Consorzio del Bormida, che è un piccolo consorzio dove noi abbiamo potuto fare una richiesta di contributo di 20.000 euro e ci è stato dato da questo consorzio, appunto. È stata una cosa anche abbastanza sofferta perché abbiamo dovuto, appena siamo entrati in comune, abbiamo dovuto prima di tutto fare la domanda velocemente perché scadevano i termini e poi abbiamo avuto a che fare per la prima volta col patto di stabilità e questo ci ha impedito per un po' di non poter, anche avendo i soldi già in cassa, non potevamo spendere. E questo è il problema di oggi, cioè della burocrazia che ci attanaglia, soprattutto i piccoli comuni che oggi non riescono proprio a dare una risposta adeguata perché non riescono prima di tutto ad avere dei contributi, ma anche a volte che siano non si riescono proprio a spendere. Intitolazione ad Agostino Rebora, che è stato amministratore per una ventina d'anni, dal 1980 mi sembra 1995. È stato assessore della comunità montana e consigliere in comune a Ceranesi. È stata una persona per cui io ho conosciuto molto bene perché, avendo lavorato per 30 anni in comunità montana, avevo a che fare con questa persona che era squisita, una persona con un carattere forte, con le sue idee, perché a volte bisticciavamo anche, ma poi alla fine andavamo sempre a bere al bar insieme e lui aveva la massima stima di me e io avevo di lui. Era reciproca la cosa, ecco, una persona veramente squisita. Sono orgoglioso di presiedere questa inaugurazione dei giardini e anche aver intitolato ad Agostino Rebora questi giardinetti.